Bene, adesso ci troviamo nel vigneto. L'agricoltore ha praticamente terminato la sua opera e qui abbiamo il raccolto per l'annata 2018. Come possiamo vedere, l'uva è perfettamente integra. Abbiamo una varietà rossa Merlot in questo caso. Il grappolo è compatto e la gradazione zuccherina ormai è arrivata al top. Adesso si tratta di raccogliere l'uva o col sistema tradizionale manuale o con i nuovi sistemi meccanizzati. Vediamo quindi la vendemmiatrice che sta raccogliendo il prodotto per poi conferirlo al centro della cooperativa. Si tratta di una trainata, quindi avremo un trattore con il conducente e posteriore abbiamo la macchina che a scavalco del filare della vigna andrà ad asportare solamente il picco, lasciando la parte della lignina, ovvero il raspo, attaccato al traccio a mano. Quello che è importante è che con gli anni le macchine si sono evolute. E noi possiamo vedere che non solo raccolgono perfettamente i chicchi di uva, ma soprattutto il rispetto della pianta e del verde fa sì che non siano intaccati i tralci di produzione per l'anno successivo. La vendemmiatrice procederà allo scarico dell'uva all'interno della vasca che lo trasporterà nella cooperativa. Come si può vedere, le due vasche vengono inclinate e tramite dei pistoni vengono portati tutti i chicchi dell'uva all'interno della vasca. Terminate le operazioni, il viticoltore dalla sua campagna deve conferire le uve alla propria cantina. Questa mattina abbiamo la raccolta della uva rossa, il primo Merlot dell'annata 2018. Il tempo è ottimo, la qualità dell'uva pure e di conseguenza la fornitura del prodotto alla cantina sociale sta avvenendo nel migliore dei modi. Gli agricoltori sono già con i loro carichi vicini alla stazione di rilevamento della gradazione zuccherina e tramite il rifrattometro carro per carro viene analizzato il prodotto del socio conferente. Adesso ci approssimiamo alla macchina e potremo vedere l'operazione che viene eseguita automaticamente mediante prelievo di campionature all'interno del carro. Viene analizzata l'uva conferita dal proprio terreno. Possiamo vedere in effetti la trivella automatica che preleva una quantità sufficiente per l'analisi del mosto e del grado zuccherino. Inoltre la strumentazione effettua anche il controllo del pH e dell'acidità dell'uva, che ci danno l'esatto gradazione ma anche l'esatto punto di maturazione. Come possiamo vedere, tutta l'organizzazione della cooperativa fa sì che si svolga il lavoro nel migliore dei modi e con tutte le sicurezze. Gli operatori in effetti, che sono stagionali in questo periodo, sono tutti quanti sotto l'egida di personale fisso. La circolazione dei mezzi è stata stabilita negli anni in modo tale da non far confluire i trattori in zone pericolose. La stazione di prelevamento è il primo posto di lavoro, successivamente i carri vengono pesati pieni, poi arriveranno alle vasche di scarico dove l'uva viene consegnata. In quel momento l'uva, che può arrivare in due momenti diversi, ovvero le bianche sono già terminate in questo periodo, da stamattina arrivano le rosse. Le due vasche di raccolta sono perfettamente in acciaio, come pure le pigia di raspatrici.
il fatto che l'uva contenga il raspo non è un problema, questo viene asportato dal chicco, mentre il chicco e il mosto viene immediatamente conferito all'interno di presse, se si tratta di uva bianca, o principalmente in vinificatori se dobbiamo poi avere il colore dalle uve rosse. Adesso andiamo a vedere lo scarico dell'uva che abbiamo appena analizzato. L'inizio della raccolta dell'uva in base ai dati dei prelievi campioni fatti in campagna. In questo momento noi cerchiamo di dare al prodotto conferito il massimo apporto tecnico. La cantina in effetti dispone di impianti di ultima generazione ed inoltre tutte le uve una volta introdotte vengono selezionate. Certamente la qualità è determinata già in campagna dal viticoltore. Quest'anno, nel 2018, le uve sono perfettamente sane e la quantità di precipitazioni pervenute nel mese di giugno e di luglio hanno fatto sì che la pianta non abbia sofferto le calure degli anni trascorsi. Possiamo anche notare come l'evoluzione dell'agricoltore fa sì che gran parte delle uve oggi siano meccanizzate. Quella che noi abbiamo visto poc'anzi è un prelievo di uva intera con il proprio raspo. Adesso assisteremo al controllo della gradazione zuccherina in un carro di uva meccanizzata, cioè prelevata dalla macchina vendemmiatrice, dove il raspo resta nella pianta. Il recipiente praticamente che l'uva meccanizzata è pervenuta senza il raspo, la lignina è rimasta attaccata alla pianta principale, alla pianta madre. Adesso sta uscendo il liquido nella diraspatrice, che è più pesante del chicco, naturalmente viene pompato all'interno dei vinificatori per la presa di colore. Successivamente anche il chicco entrerà nella diraspatrice. Adesso la fase successiva è quella della presa di colore. L'uva rossa entra all'interno di questi vinificatori da 1500 quintali, sono tutti termocondizionati in modo da controllare la fermentazione e nel corso delle ore le bucce cedono il colore al vino, il quale nell'arco di 2, 3 o 4 giorni, a seconda delle varietà dell'uva, avrà il suo colore che troveremo poi nel prodotto finale. Tecnicamente questi vinificatori poi sono dotati di pale per trasferire i vinaccioli, ovvero i chicchi all'interno dell'uva. Successivamente il mosto, dopo la presa di colore, tramite le pompe verrà trasferito all'interno delle presse per la spremitura finale. Dal vinificatore in effetti noi andiamo a prelevare che cosa? Il prodotto che sta fermentando, prodotto che contiene la buccia, contiene i vinaccioli, passerà all'interno della pressa pneumatica dove verranno asportate le bucce che saranno consegnate alle distillerie per produrre la grappa.